alla bersagliera. Oh, mio nonno era bersagliere, almeno così diceva di essere, perché poi sarà vero. Belli i nonni che ti raccontano le storie sulla guerra mondiale, quello che hanno fatto, quello che non hanno fatto. Era radiotelegrafista dei bersaglieri, infatti dice che conosceva il Morse, faceva le comunicazioni. Torino, indovinate per cosa? Per i tramezzini, ve l'avevo detto che l'avrei fatti. Ecco, quindi, dopo aver girato tutta la capitale e cerca dei tramezzini dignitosi, abbiamo trovato sicuramente qualcosa di buono. Voglio vedere, che ne so, a Roma, siamo 18 milioni di abitanti, la capitale, ci mancava pure che non si trovava qualche cosa di buono, però giusto qualcosina. E esasperato, depresso, esausto dalla ricerca del vero tramezzino, di quello superlativo, ho detto basta, basta Roma, ci stanno più sole che altro, tocca a Na, dove pare sembra il tramezzino l'abbiano inventato, ovvero a Torino. In attesa di andare anche a Venezia, dove fanno un'altra tipologia di tramezzino con la gobba, col gobbone, certo che tu che mi fai le riprese almeno mi puoi avvertire che stanno addosso a San Paolo. Siamo a Torino, bella, bella, Torino ammazza, bella, cioè si vede che era l'ex capitale italiana, che poi se non sbaglio insomma c'ha avrà 50.000 abitanti meno di Napoli, ma poi con Napoli è la terza città più grossa d'Italia, cioè c'è Roma, poi Milano, poi Napoli, Torino. È una città ricca di cultura, vivibile, è una città che è grossa ma non troppo grossa ed è piccola ma non troppo piccola. C'ha tutto, un sacco di locali, un sacco di giovani. Vorrei fare anche episodio dell'università, ma non ci perdiamo in chiacchiere. Oggi siamo qua per i tramezzini. E il primo tramezzino che andiamo a cercare di mangiare è in teoria dove proprio si dice come mio nonno. Sarà vero? Chi lo sa? Dove si dice sia nato, ovvero da Mulassano. Poi abbiamo altre due o tre segnalazioni vostre che mi sono un po' informato. Una, portaccia nostra, è una catena. È una catena, però la andiamo a fare, perché magari è buono e invece magari vi devo venire a cercare a casa per dirvi ma che mi avete consigliato. Dalla piazza, dove abbiamo fatto l'introduzione, potete pure imboccare sta galleria, molto bella. E dietro l'altra vetata c'è sta proprio il caffè Mulassano, è bella. Belle ste gallerie, c'hanno il loro fascino. Piazza Castello 15, caffè Mulassano. È questo qua. Qui sembra proprio abbiano inventato il tramezzino. No, ma capì? Avete inventato il tramezzino? È arrivato Franchino. All'interno del locale, dove c'è la vetrinetta con i tramezzini, c'è proprio scritto, c'è la targa. In questo locale nel 1926 la signora Angela bla 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 inventò il tramezzino. Centro a Torino, bar storico. Io mi sono messo il resto così nel portafoglio, gli ho dato 50 euro, mi hanno dato due pezzi a 20 e uno da 2, molto bene, ma lo scontrino dov'è? Me lo sarò dimenticato io lì in cassa? Forse me lo sono dimenticato io. Comunque, 4 euro a tramezzino. Tramezzini che voi torinesi, vieni a mangiare il tramezzino a Torino, perché è qui che l'abbiamo inventato ed è qui che si mangiano i tramezzini. Vai da Caffè Mulassano, dove hanno inventato il tramezzino. Ma che cazzo è? Ma che cazzo state a dire? 4 euro? Ma che vi siete impazziti, raga? Io ero tutto felice. Oh, raga, giudicate voi, ma mica sono matto. Ho preso burro alici, tipo, e alla garibaldina, che non so che c'è dentro. Ma a vedere. Stiamo fuori?
Questo è un battuto di pomodorini, capperi, boh. Cioè, ma una cucchiaiata al centro dentro a un quadrato di pane moscio. E siete matti, oh. Il pane è immangiabile. Cioè, metti pure troppo masiello, meglio quello confezionato che da Maroma. Mi aspetto per 4 euro alta cucina. Che è sta roba? Che è sto battuto? Sa solo dei capperi. Beh, da qui è stato inventato il tramezzino, io te devo fare a 4 euro, ma te lo pago 6, te lo pago 10, te lo pago 15, l'hai inventato te, te lo pago 20, mi devi mettere una cucchiaiata di roba gourmet. Qua. Queste sono le alicette del barattolo del supermercato, questa è divisa a metà, quindi sono una, due e tre alicette, con un pezzo di... un pezzo di burro 4 euro. Avete inventato il tramezzino, questa è un'invenzione, questa qua è un'invenzione, questa è una cazzo di invenzione, è l'essere fieri di aver inventato una cosa e quindi poi dare questo. Ma magna che lo devo? Oh, va giù, mica sono matto, senti? Senti? Casa, mo, cioè lo faccio... Ma mio nipote di 11 anni lo fa meglio. Vuoi assaggiare questa garibaldina? No, una cosa immangiabile. È immangiabile. 4 euro hai pagato un... 4 euro l'uno, 8 euro 2 e evidentemente, probabilmente, colpa mia, mi sono dimenticato lo scontrino là sopra. Non l'ho preso io. Famo così, va. 4 euro. 8 euro! Benissimo, Franchino è venuto a Torino a mangiarsi il tramezzino, è qua che l'hanno inventati. Benissimo, opinione mia personale, un voto mio personale. Caffè mulassano, 0. Sì, raga, avete sentito bene, perché ho rosicato e penso che le immagini parlino chiaro. Il costo è quello che vi ho detto, voto 0. Voto 0. È una vergogna, è una vergogna. Seconda vostra segnalazione. Trivé. Oh, Trivé è una catena, è un franchising, credo addirittura. Ha più punti. Il logo è un tramezzino stilizzato, è un tramezzino, è chiaramente un tramezzino, quindi puntano sui tramezzini, però rimane il fatto che è un franchising, quindi dopo l'inizio pessimo, ma che peggiore non si può proprio, io mi sono sentito ferito veramente da quel caffè con quel prodotto a mio avviso indecente, a prezzi esorbitanti. Vediamo se qua cadiamo dalla padella alla brace, oppure anche se franchising, visto che puntano sul tramezzino e il loro logo, fanno un tramezzino decoroso. Ne vado a Piampai, vediamo. Ah, qua siamo a Piazza Carlo Emanuele II, ma appunto ce ne sono vari. Sì, vabbè, ma regà, ma prezzi folli, dai, su. Ma di che stiamo a parlare? Ho capito che siamo al nord, ho capito che siamo in una città in espansione, però io per quanto ne so, comunque Torino è anche città universitaria, città ancora con prezzi abbordabili, dagli affitti ad altre cose. Cioè, tra le città è comunque la città un po' meno cara. Che poi effettivamente un po' è così. Ieri sera comunque siamo usciti, ci siamo ritrovati in un'enoteca dove ho mangiato tantissimo, benissimo, ho bevuto pure una bottiglia di vino, un'altra bottiglia l'ho comprata che me la so portata via e ho speso 90 euro in due, ma abbiamo mangiato di tutto con due bottiglie di vino.
buone, cioè sapete, no? Io sul vino comunque spendo. E qua, cioè, due tramezzini, io ho speso 9,60€. 4,80€ a tramezzino, regà. Cioè, poi sì, c'è la degustazione che tipo li puoi prendere tutti, di uno ogni tipo, a 16 euro. Sì, ho capito, 16 euro, 18 euro. Cioè, che sta da di? La Mole Antonelliana, che questa è una gran bella piazza. Lo scontino ho fatto vedere quanto ho speso, ho detto. Sono altri tramezzini, però sono tipo, vedete, stile gobba e veneti, veneziani. Mo, sinceramente, regà, sull'origine del tramezzino ci siamo persi un po' tutti, eh. Però credo proprio che la gobba, cioè il tramezzino è stato inventato a Torino, ok, si dice, però lo stile gobba, come noi a Roma ci abbiamo quello basso e teso, lo stile gobba è veneziano. Detto questo, ho preso questo che dovrebbe essere pollo arrosto. Allora, sul packaging niente da dire, perché comunque è comodo, ecco, lo scarti. Il pane è quello industriale, ma moscio. Questo in teoria è pollo arrosto, dovrebbe essere, con una salsa di non so che cosa. Raga, vedete? Come si dice, la gobba al centro è molto gonfio, ma è solo al centro, perché poi è un po' uno scam, perché vedete qua i lati, o dietro, è vuoto, quindi è solo visivamente. No, raga, questo non sa di niente. Non sa di niente. Non ha sapore. Non so che commentare, perché non sa di niente. Posso dire che il pane è rimasto un po' freddo e moscio. Non mi piace. L'interno io non lo so spiegarvelo, perché praticamente è in sapore. È completamente in sapore. E ritorniamo al discorso però di prima. 4,80€. 4,80€ tu mi devi dare, visto che stiamo parlando di un triangolo di pane, tu mi devi dare un prodotto eccezionale. Paradisiaco, mi devi dare un prodotto paradisiaco. Poi è un posto che, mannaggia chi me l'ha segnalato, più di una persona, imparate a mangiare o ve meritate i food pornari, perché è un posto che comunque è un franchising e sta strizza l'occhio al food pornaro di turno, mortadella e pistacchio. E l'ho preso, quindi mortadella e pistacchio, che voglio dire, la mortadella è buona e il pistacchio sarà pure buono, ma mortadella e pistacchio e burrata è sempre quel cavolo di accostamento da food pornaro. Allora io dovrei prendere questi due tramezzini a questo punto, dato anche il packaging molto figo, dato il brand, il franchising, così dovrei prendere questi due tramezzini, uscire da un angolo con la roba in mano, perché così sembra che sto a portare i vassoi, e fare: avete mai provato i tramezzini di Trivesi? Sì, io li sto a mangiare e mi fanno pure cacà. Ma si vergognano a far così? Cioè, io mi vergogno, tipo, sì, mi sto vergognato. Io mi vergogno. Proprio cose per i dodicenni. Eccolo, mortadella e granella di pistacchio. Vedete quanto è bello gonfio dentro? Vedete quanto invece, ovviamente, devono stringere fa la gobba, solo che a Venezia te la stringono qua. E qua è gonfio. Invece qua, se io lo apro, c'è un po' di mestiere. Guarda quanto mestiere! Guarda quanto mestiere! E questa a casa mia si chiama fare il mestiere, sì, ma hai fatto il mestiere a 4,80€. Sì, Giulio, tu dietro la telecamera ridi, ma c'è poco da ridere, perché io questi tramezzini ho pagati 5 euro l'uno. È quello il discorso. Cioè, per 5 euro mi devi fare maionese te. Non ci deve star Vinaville, capito? Mo si attiveranno e diranno, lasceranno tutte le segnalazioni dei tramezzini, ma avevano tempo per farle, lasciarle certo, qualche settimana fa. Perché andrà così? Ah sì, adesso, perché sei annato. E che facevi quando io ho chiesto? Dormivi?
Dai, su. Cioè, quello è il discorso. Poi, regà, cioè, lo state vedendo, io non nascondo niente. Ma, oh, 5 euro, 4,80 euro. 4,80 euro mi devi fare la maionese te, mi devi prendere la mortadella buona. Devi evitare di mettermici sto cavolo di granella di pistacchio insieme alla mortadella e fare la roba instagrammabile. Quello col pollo arrosto, regà, è completamente in sapore, ve lo giuro, venite. Venite a provarlo. No. Cioè, chi mi l'ha segnalato, se merita i food fornari. Non cambiate canale, regà, non mi guardate. Cioè, famosi in favore, veramente, a vicenda. Non mi seguite, che mi seguite a fame? Perché mi seguite? Perché vi faccio ride che gag? Lasciate perdere. C'avete 12 anni, seguite i food pornari, non seguite me. Voto. Voto, regà, ditemi se sto a rubare qualche cosa. Quello era in sapore. Il pane, niente di che. Quello che ha la mortadella, il pistacchio. Vorrei, sarebbe curioso sapere che qualità di quella mortadella c'è dentro. 5 euro l'uno, 4,80 euro, cioè che voto te posso dare? 3. Che voto te posso dare? Raga, che voto vi posso dare? Cioè, scrivetemelo voi qua sotto se c'ho ragione. Cioè, se sono pazzo. Perché, cioè, lo accetto. Perché, no, sei pazzo, non ci capisci niente. Quelli di tramezzini per 4,80 euro sono buoni. Hai dato un voto del cavolo. No, il mio voto è 3. Quindi 0, 3. Bella, Dorì, mazza, i tramezzini li fai proprio buoni. Andiamo avanti. Via, fratelli, Calandra 18, c'è tramezzino Torino. Eccolo, c'è la mola antonelliana e il loghetto, la mola antonelliana fatta a tramezzino con la gobba, lo stecchino tramezzino Torino, è aperto, chiude alle 16, siamo in tempo, entro via tramezzini. No, non è aperto, manco per il cazzo. È nazi, scusami, via via. Nozzi, scusa, ma cioè su Google dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Qui c'è scritto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16. Sono le 15. Sono le 15, zii. Sono le 15. Sono le 15, zii. Sono le 15. C'è scritto qui dalle 9 alle 16. Sono le 15, zii. Sono le 15. Dai 9 ai 16 l'hai scritto te, 9 ai 16, pure qua sopra, non solo su Google, c'è la lavagnetta di fuori, sono le 15, sei chiuso, voto 2, porco Giuda, oh. Vieni a Torino a mangiarti i tramezzini, mannatevene a fanculo voi, Torino e i tramezzini, oh. Stiamo attraversando questa bellissima piazza, che si chiama Piazza Cavour. Siamo proprio, siamo al centro, prossimità del centro, stiamo andando a fare Barzucca, che insieme a Mulassano, credo anche Mulassano, è tra i consigliati del Gambero Rosso. Mo, se non ricordo male, che non mi sbaglio, Mulassano tra i consigliati del Gambero Rosso, ci ritroviamo sempre alla stessa ed unica domanda. Però la roba l'avete vista voi, e il prezzo ve l'ho detto, quindi, cioè, io non... Per quanto mi riguarda non c'è trucco, non c'è inganno. Mo, se il Gambero Rosso consiglia a determinati posti, ritorniamo sempre alla fatitica domanda che mi pongo. O sono matto io, oppure quando si piano è tutto buono, no? Viviamo in un Matrix, regà. Niente è vero, niente. Manco che a Torino ci stanno i tramezzini buoni, mi sembra evidente. Via Antonio Gramsci, 10, L, lì, Zucca. Andiamo. E se ti dicessi che con 7 euro mangi due tramezzini porcosi? Perché è proprio quello che io ho pagato. 7 euro per questi due morsi di tramezzino, uno con la frittata di non so cosa e uno tonno e uovo e salame. Che poi ci si mettono un milione di piatti per far vedere la roba, no? Porcosissima e sfiziosissima. Che poi avete notato, si usa moltissimo il termine sfizioso. Perché si usa il termine sfizioso? Perché non vuol di niente, non vuol di buono.
non vuol dire cattivo, è sfizioso. Quindi si muovono questi 1000 piatti, capito, così, occhio a non farli cascare, no? Che scenette. Ma io sono contento, perché fino a che loro continueranno a comportarsi in questo modo così strampalato, io potrò ridere e sorridere. E quindi, vabbè, continuiamo con questi tramezzini e con questa storia che a Torino abbiano inventato i tramezzini. A questo punto c'ho i miei dubbi. 7 euro, regà, 3 euro e mezzo a tramezzino per appunto questi quadratini, che ormai sono la norma. Questa frittata di, boh, spinaci? Shrek. Di Shrek, una frittata di Shrek. Almeno però la frittata c'è, eh. Questo almeno ha sapore. Questa frittata ha sapore. Certo, toglietegli con cura, visto che li fate pagare 3 euro e mezzo. Io qui la cura la pretendo, perché a 3 euro e mezzo in un bar del centro che ha delle ambizioni nel servizio, in come sono, io questa cosa non la, io non la pretendo. Ma dire, oh, ci devi mettere 3 ore per farli i tramezzini, perché ti sto a pagare 3 euro e mezzo. Quindi devi far perfetti. Questo ha sapore. La frittata è buona. È solo che 3 euro e mezzo. È sempre un prezzo altino per un mozzico di tramezzino. Uovo e salame a Roma gettonatissimo. Il tramezzino delle feste di compleanno, quello che ci siamo mangiati tutto, è gonfio come quella frittata, cioè nel senso, qua è piccolo, perché è piccolo, però è gonfio, la roba c'è. Credo anche sia, vedi, l'uovo fresco, insomma. Un buon tramezzino, saporito, sostanzioso, di corpo. Si sente l'uovo, si sente il salame, è buono. Ma il fatto, raga, è che per 3-4 euro i prezzi che sto affrontando e vedendo, non posso dare voti alti. Perché o qua a Torino c'avete gli stipendi da 2500 euro al mese, cioè chi lavora alle poste o alla cassa al supermercato pia due sacchi e mezzo, oppure non posso dare voti alti. Buono, 7 da gambero rosso? No, comunque barzucca, 7. Ma siamo lontani a... Vieni a Torino a mangiare i tramezzini. Basta poi, eh. Questo è l'ultimo, sempre vostra segnalazione. Via Principi da Caia, bar da Caia. Sta proprio lì all'angolo. Speso un occhio dalla testa, perché se quelli erano cari, io qua per due tramezzini che preso club, perché c'è il terzo strato di pane in mezzo, ho speso 12 euro, regà, quindi 6 euro l'uno, ma va bene, però c'è, cioè, comunque 6 euro l'uno, eh. Però mo vi faccio vedere, prima di tutto tramezzini gourmet, questo è col vitel tonné e questo è con la salsiccia di bra e i funghi. Lo vedete che so carichi? Non so, matto io. Allora, comunque, per tramezzino qua a Torino si fa anche così. Non è quella mattonellina, quel quadratino di roba che abbiamo visto fino a mo'. 12 euro, gonfio, gonfio, gonfio. Guardate quanto vitel tonné c'è dentro qua, gonfissimo. Wow, finalmente un tramezzino bello. C'è anche questo sedano che dà un sacco di freschezza in bocca. Buono, peccato per il pane, perché gli avrei messo
avrei cercato un pane migliore, era per fare proprio le cose da 6 euro a tramezzino. Questo con la salsiccia, salsiccia cruda, funghi porcini, però il profumo c'è. È buono, proprio perché, raga, ho speso 12 euro per due tramezzini, non posso andare oltre all'8. Però sicuramente, finalmente abbiamo incontrato dei tramezzini che sono tramezzini, gonfi, studiati, buoni, che costano tanto, ma ho detto famo paga quanto te pare, però fammi mangia bene. Qua mangio bene. Quindi il voto per il bar da Gaia è 8. Comunque, a parte questo, niente di eclatante, regà. Cioè, alla fine non è che se siamo trovato, se siamo mangiati in tramezzino che ho fatto 10. Basta, a Torino, dove l'hanno inventati, 10. Cioè, io ci sono partito da Roma per venirci a Torino proprio per venire a fare i tramezzini. Delusione? Cioè, sono più buoni la top 3 dei tramezzini a Roma, che ho tanto blastato. Roma fa schifo, Roma di qua, Roma di là. Corsetti a 1,5 euro, 2 gli insegna a tutti a fare i tramezzini. Quello al mercato del Trionfale, puntarelle alici, fai avocado e salmone, quello con la parmigiana e le melanzane a 3 euro, 3,5 euro, gli insegna a tutti. No, mi dispiace. Torino NCSP. Tramezzini, criminali, Torino, non ci siamo proprio.